Ciao ragazzi, sono Falconero, oggi sono qua insieme a Elisa per un nuovo episodio di Pokémon Let's Go Pikachu. Let's go. E tu non ci sei perché non hai acceso il pad. Complimenti a Elisa che parte subito bene. Dunque, noi siamo con un Pikachone in condizioni pietose, ma è sempre lei che lo prepara, io non mi prendo le spalle. Pikachone non risponde perché sta sbavando. Che cosa gli hai fatto mentre non c'ero? Se ride niente. Bene, allora io direi che possiamo entrare qui dove c'è la palestra di Fucsiaopoli. Capo palestra Koga. Il mio insomma è un ninja. Allora, pensa a che voce avrà Koga, nel mentre. Devo vederlo. No, ah già. Ci stanno. Oh no. Ehi, aspirante campione. Era quello che parlava così. Ma questo non è Koga. Qui a Fucsiaopoli c'è la zona safari, un luogo in cui poter saccare un incontro di Pokémon. È un po' giurato, mi sto allenando per giurato. E questa è la palestra di Fucsiaopoli che abbraccia le coglie aperte quegli allenatori che hanno catturato tanti Pokémon. No, vabbè. Ecco cosa voglio sapere. Hai catturato almeno 50 specie di Pokémon? Sì, le ma poi va fatta affari tuoi. Hai guardato 55 specie, perfetto. Poi affrontare le sfide della palestra di Fucsiaopoli. Se no non eravamo qua, no? Ma vedi che è Koga? Gola? Goga. che faccio? Io continuerei con giurato. Che si confonde, infatti la, un po' magia. La mia sorpresa ti ha trasformato? Questo è solo l'inizio. Che poi giurato non fa così. Ti stupirò ancora di più con un mosso di turbinio insidioso. Che poi, vabbè, sta prendendo la piega bruttissima. No. Io non ce la faccio, mi stai incrociando il cervello a me. Quel trucco non smette mai di meravigliarmi. Non avresti mai detto che non ero io, eh? Ma bene, puoi procedere. Preparati ad assistere alle mosse magiche. Ma io non capisco, ma chi è? Non lo so, io. Che bello! Ma quindi? No, abbiamo, fai due! C'è il labirinto! Prima questo! Chi è che... Questo! No, che è questo? Io voglio fare il giro! Ma il muro com'è fatto? Koga? Gola? Niente, ormai... Ci resta, non è prima della fine di sta serie! Ma intanto i telespettatori, perché? I telespettatori! dovrebbero avere una TV per essere... Non ci sto capendo una scippa di niente. I palestra spettatori. Ma perché? Io credo tu debba sfidare questo. I palestratori. Scusa, andiamo a logica. Vediamo un attimino. Si capisce? Vabbè, senti. Ah, tocca. Ce l'ho. Sì? Fermo lì. Chi? Vabbè. Oggi è così. Phil domatore. Phil domatore manda in campo Nidorina. Carina. Allora, un Pikachuone in condizioni veramente spettrali. Col cappello da scemo. Perché l'hai dovuto? Che mi sono innamorata di Diglett. Surfa Splash. Sì. Ma che gli hai insegnato? Vai, insegnati quello. Cioè, fai quello. È carino. Perché? Surfa Splash, cioè abbiamo visto l'acqua. Bolla raggio, ma cosa gli ha fatto? Fidati, fagli quello lì. No, io non mi fido di nessuno. Dai! Nella vita. Granocchio. Poi l'altro dovrebbe diventare Blastoise tra poco. Non è vero? Dovremmo esserci. Oggi sicuramente riusciremo a trasformare War Turtle. Ivano sarà 37. Buon per Ivano. No, mi sa che è 34 War Turtle. Ha chiamato il marito. Allora, vai Surfa Flash. Surfa Flash. Vada. Guarda che bello, eh. Ho paura. Vabbè. Mi paralizza anche. Vabbè, meno male. Vai, bolla raggio. Il raggio bolla. Sì.
Vabbè, mazza. Beh, gli ha tolto. Gli ha tolto, eh. Piomba flap. Ma che cosa? Ma è diventato un fenomeno da baraccone sto povero Pokémon. Piomba flap. Posso essere un po' schifato da quello che hai fatto con sto Pikachu? Però è stato efficace. Cioè, è diventato uno del Cirque du Soleil. Andava a far circo d'ogni. Ma che cosa? Vabbè. È più potente. Pikachone, è salone. Bene. È contento. Bene, cerchiamo la strada, va. Era inutile combattere con questo. Ce l'ho, aspetta. Eccolo. Eccolo. No. Ma poi con questo trasferimento. Eccolo. 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 Sono passata. Tocca affrontare pure questo per forza. No. Dai, questo. Oh, manciare della casa. La forza non è tutta nella lotta di Pokémon. Ci vuole la giusta tattica. Ti insegnerò come la strategia può vincere sulla forza bruta. E tutto fa che gli cadono le parole. Il prossimo lo improvviso io, Paride. Paride? Che te puoi chiamare Paride? Famo tutti quelli che si chiamano Paride, mo ci vengono a cercare. Ce sono, eh. Che carino, sembra tutto melmoso. Che carino, a lei gli fanno schifo, cioè gli piacciono le cose che solitamente fanno schifo e... Dai, quanto sei scemo! Tiè, questo che specie è? Come? T'hai visto? Come, allora? Come dicono a Milano, t'hai visto? Che specie è? Melmoso? Melmoso, sì. Ma che è questa? Ah... Io però sprinda boom, vada. A Paride. Dai. Non ha avuto molto... Ma io non ho dato nessuna indicazione, ho detto ha seguito le indicazioni di Marcellone e evita il colpo. Io non... Piomba flap! Sì, è vero. Fagli fare un'altra cosa. Ma no! Sta fissa con sto bollaraggio. Niente, si è protetto così. Senti, ma se noi facessimo che ci vediamo al boss finale, ci vediamo fra poco, perché sennò qua a forza del proteggo, no. Ci dovremmo essere. Se non fa altri colpi di scena. Ha fatto altri colpi di scena. Bene. Koga se n'è andato e non ritorna più. Che cosa... Un mocciosetto come te ho da sfidarmi? Ridicolo, davvero ridicolo. In quanti siete? Il veleno ti coronerà, non avrai modo di resistere. Preparati ad assaggiare una potenza. Ma te fa lunga. Vengo ninja. Un po' di piastica, è diventato la forza di bellezza. Che è? Sono diventato un po' di piastica. Poi sono goga. Ma Weezing! Vabbè, capo palestra, giusta mount. Pikachone, che abbiamo. Charmeleon, che dovrebbero in qualche modo garantire un po' più di stabilità. Allora, io direi spiomba flap. Flap. Fagli male, ira di drago. Così. Niente, c'ha sta protezione che è un accollo proprio. Vabbè. Bene. Ma non vale. Lui ha le sue mosse, noi abbiamo le nostre. Piomba flap. Di nuovo, ira di drago. Menaglie forte. T'attacchi adesso. No, non gli ho fatto nulla. Ira di drago. Oh. Questo gli ha fatti. Ah, si immola così. Si è sacrificato. È giù di morale, Pikachone. E che gli devo fare io? Curiamoli. Allora, Charmeleon è pronto a diventare qualcosa di molto più interessante. Mook. Allora, borsa. Noi abbiamo... Aspetta, iperpozione,
Plumbeo Salatini. Che so, le cose quelle vegane. Me l'ha dato ieri una ragazza. A parte questo non gli faccio niente. C'è e sto pensando. Una totale. Iperpozione, eccolo. Abbiamo 10. Ma lascia fare. Picasson, vai su Bors. No. Vai su Bors. Dai, ecco tu l'iperpozione. No, che non c'è. Cura totale, cura totale. Curalo totale. Totalalo, curalo. Curalo, curalo. Ok. Bene. Almeno. Quel maledetto. Pikachu è felice, meno male. Ah, ecco, non è. Non serviva a niente. Quanto siamo furbi! Era, la cura totale era per. Era per le, quelle cose di stato. E quindi niente. Ci sta. Allora, mettiamo il sensor di Aloha. Dai. Che è quello acciaio e ghiaccio, che non l'abbiamo mai carino. Usato. Scambiato in un centro Pokémon a telecamere spente. Mm. Bellissimo, tra l'altro. Verrà fatto a pezzi in un nanosecondo, però. Dunque, Piomba Flap dovrebbe fargli male, in teoria. Tu usa. Gelo pugno. Gelo pugno. Gelò il pugno. Gelò no. Che ha fatto? Cosa? Si è protetto. Oh, santo cielo. Bene. Cioè, gelo pugno e gelo calcio. Dai, dai. Anche più forte. Teoricamente dovrebbe fargli molto male. Non è vero? Sì, un po'. Vai, Sandshrew. Non è che... Io sì, fagli sprint a boom. Sprint a boom, va bene. Vai, vai. Fagli specchio, specchio velo. Madre santissima. Arriva via. Torna a casa tua. Arriva via. Conductrio mio. Vai però. Già. Stiamo qua già a fare il concerto. Non penso che... Scatta pure il copyright per il coso poi. Dai, non si può fare più niente. Se non fai i cover. Hai fatto il coso. Fagli... Ma ancora! Sono tre volte che lo sbaglia! Oh, ce l'abbiamo fatta! Il miracolo! Siamo qua da un quarto d'ora. Tra protezioni e voli. A coda! Oh, go! Hai dimostrato il suo valore! Marcello ha vinto 7000. Mazza la pena! Oh! Le notizie, quelle belle! Finalmente, così forse diventerà... Non mi ricordo come diventa. Charizard. Oh, che bello. Adesso si ragiona. C'ha sempre tipo il musetto da cucciolo, però. È vero. Bene. Quando emette le lingue di fuoco roventi dalla bocca, la fiamma rossa sulla punta della coda brucia più intensamente. Che vuoi imparare? Attacco d'ala. Sì, assolutamente sì. Gli facciamo dimenticare braciere. Ma no. Ma non vale niente, 40 di potenza. Ne imparerà di migliori col tempo. Da di tempo. Attacco ad ala, sdruma chiunque. Sì. Molto bene, ci hai guadagnato una medaglia dell'anima. Pikachu fattissimo. Ma cioè, l'anima di Koga. Chiunque possegga questa medaglia potrà dare istruzioni a un qualsiasi Pokémon fino a livello 50. A proposito, accetta anche questa. Tossina. Poi c'è la, quella che è l'MT28 che è tossetta. E l'MT è polmonite. È una voce arcana. Sono mandata nella mia famiglia da 409 anni. I Pokémon colpiti da veleno tossina subiscono ogni turno ogni... di entità sempre maggiore. Questa mossa potrai seminare il terrore nei tuoi avversari. Bene. Bene, addio a mai più. Addio, la saluto, arrivedergliela. Mamma mia, si salvi. Si salvi, fuggiamo da questo. Allora, c'è un percorso.
Dove si va? Dove si va? Dove si va? Dove si va? Di qua? Dove si va? Dove si va? Dove si va? No, di qua. Dove si va? Dove si va? Dove si va? Basta che non esce fuori quell'altro adesso perché c'ho... Aspetta, curiamoci. Ah, bravo. Non me l'hanno ricurati, no. No. C'è Ductilo che è un attimino... stanno cantando nella tomba. Carini. Sulla strada. No, non se può, non se può, perché poi ci bloccano i video se io faccio queste poi. Neanche Ductilo. No, no, non se no. Perché... Solo Ductilo. No, perché c'è l'assonanza sonora. Poi ricorda, per carità, no, no, poi è successo un macello, no. Quindi poi sono tutti. No, non se può. No, sono carini. No, per carità. Dunque. Percorso 19. Percorso 19. Da che parte è? Sotto le scale. Cioè no. Sotto le scale, addirittura. 19. Cure total. Meno male, quella l'abbiamo buttato prima. Avventuriamoci. No, 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 no. Oh! No. Oh. Vabbè. Ah no! Quello l'ho già fatto, vai, vai. Che gli devo fare? Aspetta, aspetta che si isole! Gira. Aspetta, vai. Spumarine. Vai, vai, quello l'ho già fatto. Vabbè, ma quindi? Lo so io, su, su. Lo so io. Oh! Di qua, di qua. Ah, ma oh. Lo so io, ma oh. Molto carina, dove? Di qua. No. Dove, dove, dove? Mi dica dove. Ah, lì là no, coca no, Via. Aiuto. Ma chi ti goga? Chi ti si ingoga? Pessimo. Destra, c'è uno che ci insegna il surf. Ci insegna il surf? Ecco. Quello con la papalina. Dove sono io? Vai, vai. Un parco. I? Sì. Lui? Vai. Che cosa vuole in cambio? Non lo so. Questo Lapras ormai ha i suoi anni, ma ha ancora un aspetto splendido. Mi è venuto fuori un po' così. Un tempo viaggiavamo per il mondo insieme, solcando le onde. Pras! Però ormai non riesce più a nuotare come una volta. Non riesce, va bene? Parlo così, va bene? Si arrabbia facilmente. E quando me... Così... Niente, adesso è diventata un'altra cosa. Così mi sono stabilito qua per rimanere al suo fianco. Perché ora non mi ricordo più come facevo quell'altro. Mai fatto confondere. Quando mi confondo. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Per ringraziarti, ti insegnerò la tecnica segreta scivolacqua. Che permette di spostarsi sulla superficie dell'acqua. Ma ti prego. Ah, dici che vuole impararla anche il tuo Pikachu. Tutto Pikachu deve fare. Non è un Pokémon da... Ma chissà. Ah, Pikachu, ma deciderò io. Ha uno sguardo intenso come quello del mio Lapras. Come fa a vederlo? Ma va bene, gli insegnerò la tecnica segreta. No. Veda, deve stare in equilibrio sull'acqua. In perché non si vede? In questo modo, perché glielo sta insegnando. Abbassa il baricentro e cerca di stabilizzare la parte superiore del corpo, che è quella anteriore. Vabbè, ci pensa io. Ma ce lo faccio vedere. Ah, ecco. In che senso? No! Pikachu impara sciolacqua. Perfetto, te la cava la granta. Tiene anche la tavola da surf, te la regala. Grazie. Potrà usarla per cavalcare le onde e andare dove ti pare. Ha cambiato di nuovo. È ricambiato, è split applicato a Pokémon. Esatto. Ti prego, beh, andiamo. Ti prego. Ma perché ti fai trascinare in questo modo? Ma c'è il parco. Sì, lasciamolo dov'è. No. Arrivederci, io scappo perché... Andiamo a prendere qualche Pokémon d'acqua. Ma lascia fare. Aspettami. Parte... No, 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 guardi. C'è un tombino di là a sinistra, se vuole... Ma dove vai? Scappo. Ah, già. Fuggo. Occhio. Di là non si gira. Ti prego. Ti prego. Ma... Cioè... Oh, vedi? Sono diventato... Ma che bello! Da che parte vado in tutto ciò? Andiamo, oh no! Pure nell'acqua si accollano! Le isole spumarine! No, 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 no. Tacco là. No, no, no! Mamma, no! Peggio delle meduse! Chi è? Un Pokémon! Un Pokémon!
Perché mi sputi in faccia ogni volta? Non è bello. No, tu non mi hai aspettato. Mi sguincio. Ma così. Vai. No, l'ho presa malissimo. Come fanno si queste cose? Aspide, c'eri quasi. Non mi sa che l'hai presa. Dici? Perché la tiri? Fai come Pardo su FIFA. Adesso. Ora. Troppo alto. Oh, ma che ce deve avere una laurea in tennis per fare sta cosa? Niente. Bavo! Sbavo semmai! L'hai presa! Niente, ha dovuto parlare. Sì! Stariu! Bene. Ma Ducti lo livella poi? No, basta. Che gli vuoi fare poi? Le mesh gli mancano. Si dice che Stariu possa rigenerarsi anche dopo essere stato fatto a pezzetti, purché il suo centro sia rimasto intatto. Bene. Ma da che parte si... Aiuto! Prova ad andare a sinistra. Fermo! Il Magikarp mi serve, voglio il Gyarados! Voglio il Gyarados, fermo! Lo sto aspettando da tempo immemore. Adesso! No! Che infame, maledetto! Salta e basta, ma salta come un infame. Ho fatto di là! Di là! Perché? Perché non fu da? Perché? Bravo! Perché non funziona? No! Per pare quello da Rocco, pare! Adesso! Ma troppo tardi! Ma perché lì lontanissimissimo? Posso provarci? Ma perché? Posso provare! Oh! Che miseria! Se non lo prendi posso provarci! Me devono far fare come la Meloni adesso! Scusa, ho fatto di vicino fra me e il pesce. Oh, ma mi è stata a vedere che fa... Ma poi è fuggito dove? Vabbè, senti, quello cuore troppo, vieremo, C'è qualcosa. Ho fatta una certa qui. Io sono Marco... Sono le spumarine! Io mi sto sgolando. Io voglio finire questo video con la cattura del Magikarp. È grande, capirai. Posso provare? No, lo voglio catturare io. Mi sono fatto malissimo. Non c'è bisogno di tanto sgomento. Ma perché? Così. Ma poi perché tu non vieni a darmi una mano? Perché mi hai lasciato indietro. Oh, bravo. Vedi che questa è la cattura cammellata. Per chi segue Football Manager, niente. No. Manca la cattura. Manco con lo spirito di Curcio. Tiè, bravo, vedi che... la cattura cammellata. Vedi, la seconda ha funzionato. Vediamo le isole. Bene. Un incubo. Ma poi lo metteremo in squadra in modo tale che possa... È famoso per la sua debolezza. Lo si vede comunemente nuotare nel mare, nei fiumi, nei laghi e in qualsiasi altra pozza d'acqua. Bene. E fate proprio... No. Allora, bene. Era ora, eh? Isole spumarine. Ma questo sgomento continuo, ogni cosa... Che vuole la tipa? Non c'è che dire, le pozioni sono solamente davvero utili. E quindi a noi? Vabbè, ragazzi, io direi che prima di entrare nelle isole spumarine potremmo anche fermarci qua.
sono, si è fatta una certa. Giusto. Mia cara, è un'ora e un quarto che registriamo, voi vedrete tipo 20 minuti. Quindi, signori, io con... Ci aspettano... Con l'amico Piccaccione, che cosa fa? Vabbè, dopo questa, signori, io saluto e vado a rivedere. Vuole giocare col mare? Vuole giocare col pesce? Vabbè, arrivederci!